Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un caso risolto su una giovane paziente, veramente un disastro vista l'età della paziente, col nostro sistema bocca bionica. La paziente si presentava così, senza denti nell'arcata superiore e quasi senza denti nell'arcata inferiore, con dei denti in espulsione a causa della parodontite. Paziente molto giovane, abbiamo proceduto a eseguire un design per avere un'idea di dove avremmo potuto posizionare i denti e questa era la radiografia, uno stadio terminale di piorrea, denti completamente in espulsione. Abbiamo posizionato dei denti provvisori con impianti dentali, abbiamo proceduto a posizionare 6 impianti per arcata nella parte superiore e inferiore. Questo è lo schema grafico che ti mostra il tipo di chirurgia che è stato eseguito. Abbiamo posizionato 6 impianti convenzionali, su di questi abbiamo avvitato le protesi provvisorie che hanno permesso ai tessuti di guarire. Dopo 6 mesi la paziente è tornata. Questo è l'attack 3D prima di fare la chirurgia sul lato sinistro. Sul lato destro vedi invece gli impianti dentali che sono stati inseriti nei volumi ossei. Quando la paziente è tornata, abbiamo creato i denti definitivi, in questo caso con 2 linee superior, vista la giovane età della paziente. Con lo zircone abbiamo simulato delle forme di denti molto femminili, rotonde, un viso piccolo, abbiamo posizionato anche dei denti rotondi come il viso, con degli incisivi centrali molto dominanti, molto giovanili, con i mamelloni degli incisivi molto pronunciati. Nota i canini e i premolari, la bombatura che è stata data, selezionando delle forme di denti molto giovani, che sono stati poi riprodotti con lo zirconio. L'effetto opalescenza dello zirconio, la texture di superficie che rifrange la luce, dando quella sensazione, effetto buccia d'arancia sopra le gengive e sopra lo smalto. Questo è il prima e il dopo, una paziente completamente riabilitata alla vita, una paziente giovane. Questa paziente dovrà stare decine e decine di anni con questi denti artificiali in bocca. Queste forme sono presenti sui nostri server. E all'occorrenza, nel caso di necessità, noi potremmo andare a simulare le nuove forme roboticamente dei denti che debbano essere sostituiti. La gengiva che è stata simulata ci permette di andare a simulare anche un sorriso femminile, giovane, e definire ancora meglio quelli che sono gli incisivi laterali che poi determinano una dominanza di quelli centrali. I denti incisivi laterali più piccoli permettono di ottenere la dominanza degli incisivi centrali. La morbidezza e rotondità delle forme dei canini e premolari conferiscono al sorriso quella femminilità che dà appunto quel tocco in più a un sorriso che deve essere sensuale e morbido come il viso del resto di questa giovane paziente. Spero ti sia piaciuto questo caso che abbiamo risolto in equipe con il sistema bocca bionica. I denti ti ricordo che sono realizzati con i robot partendo da delle scansioni di denti reali come prevede il nostro sistema digitale.